Volevamo informarvi di una notizia shock che si verificherà nel 2024. Durante quest'anno la nostra città, ovvero Pisa, diventerà capitale della cultura. Arriveranno moltissimi turisti e per aiutarli diventeremo delle tour. Porteremo i visitatori in ogni struttura monumento di Pisa, come per esempio il Conservatorio Valerio o la Palla di Pomodoro. Che aspetti? Pensa a altri luoghi per portare i turisti. Quest'anno, nella scuola Gaudiano di Pesaro, durante una lezione normalissima sono comparsi due vecchi amici, Bach e Vivaldi. La terza D, incuriosita da questi due personaggi, ha ben deciso di fargli delle domande. Ma attenzione, non solo di vita pubblica, ma anche privata. Buongiorno a tutti, cominciate presentando l'altro. Johann Sebastian Bach. Antonio Vivaldi. In che anno sei nato? Nel lontano 4 marzo 1678. Il 21 marzo 1685. Dove sei nato? A Venezia. Nella mia bellissima patria, la Germania, ad Eisenach. Che mi dite invece della vostra infanzia? La mia famiglia non era ricca ed è per questo che mi mandarono a studiare per prendere l'aiuto, il quale rappresentava un'ottima posizione sociale. La mia infanzia non fu molto semplice. Rimasi orfano da piccolo e sono stato adottato da mio fratello maggiore, Joan Christophe, che per fortuna era musicista. Come preferisci essere chiamato? Prete Rosso. Ah, interessante, ma perché? Prete perché ero un sacerdote nella Basilica di San Marco, mentre rosso non ho mai capito se fosse per il mio colore di capelli o per il cognome di mio padre. Io invece mi facevo semplicemente chiamare Bach. Qual è il vostro strumento prediletto? Ovviamente il violino, grazie al quale ho fatto molto successo, non solo in Italia ma anche all'estero. Il più bello di tutti, l'organo, con cui potevo esibirmi al meglio, essendo attratto dalla polifonia. Quanti brani avete composto fin ad oggi? Nella mia carriera posso vantarmi di aver composto 500 concerti per svariati strumenti, 90 sonate, oltre 300 cantate e composizioni sacre. Io a dire la verità non ho composto tanti brani quanto il mio amico qua di fianco, però ne ho composti circa 1000. Dimmi la tua opera più famosa. Le quattro stagioni, senza dubbio. Toccata e fuga in re minore. Adesso però parliamo di cose serie. Antonio, ho saputo che ci nascondi qualcosa. Non sarà mica del tuo amore proibito. Ormai è acqua passata. Dai, lo sappiamo, sputa il rospo. E va bene. Può essere che qualche anno fa, quando avevo più o meno 40 anni, ho cominciato a provare qualcosa per una mia allieva, dell'ospedale della Pino. Però non ho mai capito perché suscitasse tanto scandalo. In fondo era solo amore, nient'altro. Invece tu, Bach, cosa ci racconti della tua vita privata? Beh, ebbi ben due mogli. Di cui la prima, mia cugina Maria Barbara, con cui ho avuto 7 figli, ma purtroppo dopo pochi anni è venuta a mancare. Dopo questa perdita mi sono risposato con Anna Magdalena Witch, con cui ho avuto 13 figli. Vi conoscevate, visto che eravate entrambi due musicisti conosciuti? No. Ma penso di no. Ma ascoltavo molto i suoi concerti e adattavo i suoi brani per il violino al mio organo. Lavoravate da soli? Sì, ovvio, tutti i musicisti che si rispettino lavorano da soli. Io invece componevo sotto commissione dei nobili perché mi garantiva vitto e alloggio, tutto quello di cui avevo bisogno. Buongiorno a tutti, oggi parleremo dell'AIL. L'AIL è un'associazione contro le leucemie e quest'anno, come molti altri, è stata aiutata da alcune scuole, come la scuola Gaudiana. Essa ha assegnato alla classe terza D di registrare un video che sponsorizzasse stelle e uova di cioccolato. Questo video ha convinto molti ragazzi a comprare il cioccolato e il ricavato è stato dato all'AIL per finanziare la ricerca e per aiutare i malati. Ed ora passo la linea ad Anna Alice, che ci parlerà di un'atleta molto speciale, Anna Maria Mencoboy. Buongiorno dalla scuola Gaudiano di Pesaro, oggi abbiamo un ospite speciale, Chicca Mencoboy. Da quando hai iniziato veramente a praticare atletica? A praticare atletica? Io ho iniziato molto tardi, sono cominciato 47 anni. Ho iniziato tardi perché mi ero resa conto che non riuscivo più a correre da sola, a fare quello che mi piaceva da sola. Io sono sempre stata combattiva sin dalla nascita e quindi ho deciso non solo di fare atletica ma di fare anche da artistico. Sotto le scetticismi che ho provato a immaginare, a cominciare tipo mia figlia, mamma che lo fai, sei ormai adulta, sei grande. Io sono stata testarda, soprattutto sempre creduto nelle mie capacità, nella mia forza, e non ci voglio riuscire. Problema di tardi a trovare la mia attività, perché io sono un cliente, quindi ho una attività
siamo legati da un cordino e quindi devo anche guidarmi questa persona in maniera assoluta, perché mi dice devo guidarmi la direzione, prendere il cordino, ma faccio il cibo. Cosa vorrebbe dire per te raggiungere le parole di Pia? Le parole di Pia è il sogno di ogni atleta che si rispetta, atleta in senso maggiore, che quando si comprende il senso dentro dello sport, uno sport inteso come sacrificio, impegno, passione, anche sconfitte, perché le sconfitte sono io che mi necessario, perché scaturiscono le cose necessarie, senso di autocritica, che però in positivo ci porta a capire più che abbiamo sbagliato e quindi ci porta a essere più forti, a rialzarsi sempre più forti. Ed ora siamo giunti all'ultima notizia. Un buon gesto che ogni anno alla nostra scuola compie il donativo. Questa attività è stata assegnata alla nostra professoressa di religione, che ci ha spiegato che attraverso alcune associazioni come la Caritas, noi studenti possiamo donare dei viveri alle persone bisognose, che ad esempio scappano dal proprio paese per via delle guerre o della povertà, oppure che hanno perso il proprio lavoro e non hanno più denaro per comprare da mangiare.